become louder. Buonasera, buonasera e benvenuti. Innanzitutto una... informazione di servizio, per favore non spingete dietro, c'è ancora un pochino di posto, però non mettete a rischio la vostra incolumità solo per arrivare più vicini. L'intervento previsto per stasera si intitola Il Grande Bivio, che io chiamo anche The Great Divide in inglese, cioè la grande divisione. È tra l'altro un libro che in teoria sto scrivendo da qualche anno, ma che insomma, forse riuscirò a cominciare a scrivere a breve. Nella mia testa è già abbastanza chiaro quello di cui voglio parlare, e qui ne farò un piccolo sunto. Comunque, per essere molto, molto semplice, sono temi che tra l'altro in parte molti di voi conosceranno già, avranno già percepito, elaborato, per cui mi scuso se in alcune cose percorrerò percorsi che avete già fatto. L'idea sarebbe dargli una coerenza poi complessiva, a cui riuscirò a darne solo un estratto, però ci provo. Mi sono anche preso degli appunti, così da non perdere per strada i pezzi. È un percorso diviso in tre parti, non so se poi riusciamo a fare tutte e tre, cioè la prima parte si chiama Perché mollare questa vecchia società malata, la seconda è Come mollare questa vecchia società malata, e la terza è Zone franche. La prima parte è Perché mollare questa vecchia società malata, e giustamente questa è una delle parti sulle quali probabilmente percorreremo qualcosa che avete già più o meno elaborato, però mi piace dargli un'inquadratura un po' strutturale, non soltanto specifica e occasionale. Il primo punto che secondo me ha senso prendere in considerazione quando si parla di mollare la società in cui viviamo, e parlo della società dove c'è lo Stato, dove ci sono le istituzioni, dove c'è il servizio sanitario, dove ci sono le autostrade a pagamento, dove ci sono Netflix, eccetera, no? Ecco, tutto questo apparato, questa struttura si basa su una percezione di realtà, che è quello di cui mi occupo io a tempo pieno. La percezione di realtà che cos'è? È un paradigma percettivo, è l'insieme delle modalità con cui noi definiamo che cos'è reale da che cosa non lo è. Se al buio noi sentiamo un rumore, potrebbe essere, non so, un mostro di una narrazione fantastica, oppure potrebbero essere i tubi della casa che è un po' vecchia. Decidiamo noi che cosa è reale di queste due cose, a seconda della nostra percezione di realtà. Nel nostro paradigma, di solito, tendiamo, essendo quello logico-razionale, tendiamo a scartare i mostri e tendiamo a pensare che siano dei tubi di una casa un po' vecchia. Però questo è solo un modo di interpretare quello che succede, no? Ecco, noi utilizziamo queste strutture, questi paradigmi percettivi, in maniera tra l'altro cosmologica, così come avviene tra l'altro negli impianti religiosi, però qui non ho tempo di specificare bene perché negli impianti religiosi succede questo in maniera così intensa. Diciamo che succede a tutte le persone, è normale avere un approccio percettivo che poi viene allargato a tutte le esperienze che andiamo a definire nella nostra idea di realtà. Il mondo in cui viviamo, cioè in cui vivevamo, almeno io vivevo, so altri che sono qui, anche loro so che non vivono più in quel tipo di mondo, di paradigma, ha questo paradigma molto ben strutturato, molto ben organizzato, fin nel dettaglio, ed è, come dicevo, cosmologico. Cosa vuol dire che è cosmologico? Vuol dire che abbraccia tutto. Cioè non è che un paradigma percettivo può prendere un pezzettino della realtà in cui vivi. Non può dirti soltanto, non lo so, se una data nazione del mondo è popolata di gente cattiva e un'altra di gente buona. Deve dirti anche se l'acqua che bevi è buona, se ha quel valore e non quell'altro, se la città in cui abiti ha tanto o poco smog, che voi dite, ma è una cosa oggettiva quanto smog ha? No, non è una cosa oggettiva, da qualche parte qualcuno mette un parametro e dice così è tanto, così è poco. Qualcuno ti dice se mangi troppa carne rossa starai male, no? Ma quanto è troppa? Qualcuno deve definirlo, no? Ecco, i paradigmi percettivi abbracciano tutto il cosmo, tutto l'universo, dove siete dentro anche voi, quindi di fatto non solo disegnano tutta la realtà, ma anche la vostra identità. E ognuno di noi utilizza queste cose, normalmente, senza sapere bene come funzionino,
mutuandole dall'ambiente in cui vive. Questo è sempre avvenuto in tutte le epoche storiche, non è una cosa recente. L'aspetto recente interessante è che queste cose hanno trovato struttura articolata. Cioè, mentre prima erano un po' pezzi che si andavano a comporre un po' a vanvera, per cui, non so, nel Medioevo tu potevi vivere in una provincia dove vivevi con un sistema percettivo che aveva, ti disegnava attorno a un certo tipo di mondo e un certo tipo di identità. Poi ti rompevi i coglioni, attraversavi 4-5 boschi, andavi in un'altra provincia ed ecco che il mondo era un po' diverso e la tua identità poteva essere diversa, potevi diventare, non so, da un contadino a un brigante. Certo, alcuni di quei parametri viaggiavano sulla stessa modalità, però di nuovo non era una roba decisa a tavolino. Cioè non c'era uno studio dove la gente si era seduta al tavolo e aveva detto bene, il plebeo medio che cosa deve pensare, non so, di come vanno i raccolti e del rapporto tra la divinità e lui, no? Era una roba che emergeva e in alcune zone assumeva dei connotati molto forti, per esempio delle zone controllate o dominate da un tipo di religione, quindi da una struttura ecclesiastica che teneva molto strettamente sotto controllo la percezione di realtà delle persone che ci abitavano, altri invece diversamente, tant'è vero che succedeva, insomma ne avrete più o meno traccia a livello storico tutti quanti dalle scuole fatte, succedeva che di volta in volta qualche re o qualche gruppo, no, di potere decideva che cambiavano le regole, che cambiava la chiesa, diventava un'altra, la religione diventava un'altra e quindi anche il modello di interpretazione, per esempio, del rapporto tra voi e le entità soprannaturali cambiava. No? Quello che prima era peccato poi non era più peccato, quello che invece prima andava bene dopo diventa improvvisamente peccato e a seconda del periodo quindi mutavano questo modello percettivo, no? Dentro cui si vive, tutti gli esseri umani necessariamente vivono. Però, come dicevo, era una cosa un po' più a macchia di giaguaro. Succedeva in certe aree dei cambiamenti, in altre delle altre, eccetera. Negli ultimi lustri, direi, insomma, almeno dagli anni 60, probabilmente anche prima, dall'inizio del periodo dei mass media, per cui sostanzialmente dall'invenzione della radio, più che del giornale. Il giornale non è che non fosse un mass media, è che lo leggevano in quattro, perché sapevano leggere in quattro, gli altri non sapevano leggere, quindi anche quando ha cominciato ad esserci la stampa, era più una roba che, c'è la stampa, però poi uno leggeva e magari gli altri ascoltavano, se proprio riuscivano a seguire. Quando è arrivata la radio, ascoltare era un po' più facile che leggere, quindi già è diventato un impatto molto più potente. Quando è arrivata la televisione, non parliamone, e adesso siamo nel post, no, televisivo. Però ecco, questi mezzi, i mass media, hanno introdotto una cosa che prima non c'era, cioè una capacità di omogeneizzare il paradigma percettivo non più in una provincia, in una regione, in un ducato, in un cazzo di regno, ma in mega nazioni con milioni di persone, miliardi di persone, che improvvisamente tutti condividono un paradigma percettivo. Questa cosa è abbastanza importante perché non c'entra un cazzo con quello che avevo preparato da dire su tutto l'argomento, però è interessante. È abbastanza importante perché rispetto a chi viveva nel Medioevo, o durante l'Impero Romano, o anche durante i regni, durante, non vi ricordate, le lotte tra i vari regni, il regno di Francia, il regno di Inghilterra, il re di Germania, che si facevano alle guerre, eccetera, no? Erano periodi in cui la vita era molto più cheap, cioè si crepava con molta più facilità, c'erano un sacco di problematiche. Però c'era una libertà percettiva enorme, un'autonomia percettiva enorme. Il contadino medio sopravviveva anche con una gamba rotta in mezzo al bosco. Noi oggi con una gamba rotta in mezzo al bosco il cittadino medio è morto dopo 12 secondi, perché se non abbiamo l'elicottero del 118 immediatamente a portarci la fiala di insulina e la tachipirina per la febbre, basta, siamo fottuti. Cioè noi oggi viviamo dentro un sistema percettivo che ci ha assolutamente tolto tantissimi livelli di autonomia, e sto parlando non di autonomia pratica, di autonomia percettiva. Cioè non è soltanto che non sappiamo come, che ne so, riuscire a usare la corteccia per accendere un fuoco, ma non ci viene neanche in mente che potremmo farlo, cioè che non è più una potenzialità, no? La capacità di vivere autonomamente. E questa è una delle cose spaventose che la società da cui, malata e vecchia, da cui stiamo uscendo, migrando, ha reso strutturale. Cioè questa condizione di servitù percettiva l'ha resa strutturale al punto che è diventato un reato
tecnicamente quello che Orwell chiamava psicoreato, il fatto stesso di dubitare della validità del sistema percettivo. Cioè, non è, un po' di tempo fa, ancora fino a non tanti anni fa, parliamo degli anni 80, gli anni 70, queste cose come il diritto di espressione, no, di parola, era una cosa, erano considerati idea, dei traguardi irrinunciabili dell'umanità, no? Ecco, adesso questi qua sono stati molto rapidamente aboliti, senza neanche abolirli, cioè non è neanche che qualcuno ha detto basta, aboliamo questi diritti perché rompono i coglioni. È stato un meccanismo automatico in termini percettivi. Cioè il fatto che ci sia un Dio unico nella descrizione di realtà e di identità di tutti rende un crimine il fatto che qualcuno possa permettersi autonomia su questa cosa. E questo è molto sottile perché non hanno bisogno di imbeccare la gente perché vada a rincorrere quelli che di volta in volta chiameranno dissidenti, negazionisti, novax o fate la pesca. È automatico, è un sistema difensivo. Se tutti quanti sono così ben confortizzati in questa magma di percezione in cui c'è tutto spiegato ed è tutto dove deve essere, al punto potente che sono in grado di fare esattamente quello che succede, che viene descritto proprio ancora in 84 di Orwell, cioè far sì che della gente che neanche sai chi sia, improvvisamente siano i tuoi nemici giurati da sempre, no? E degli altri che neanche conoscevi fossero i tuoi alleati assoluti da sempre, e poi magari dopo una settimana scambiarli di posto. Perché veramente siamo diventati, o meglio sono diventati, quelli che ancora vivono, ancora subiscono la vita dentro questo mondo percettivo, assolutamente dipendenti dal disegno che gli viene fatto. E questo disegno è diventato sempre più veloce nella sua capacità di cambiare, di mutare, al punto che crea anche queste situazioni imbarazzanti, in cui, pensate, per esempio, adesso una cosa che oggi è quasi imbarazzante parlarne, no? I diritti delle minoranze a livello sessuale, no? È una roba che negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, io stesso negli anni 90 ho fatto un lavoro enorme a questo riguardo, perché era una cosa che mi sembrava molto molto importante. Ecco, adesso è diventata talmente una parodia che riesce ad essere al tempo stesso presentata come qualcosa di assolutamente fondamentale e ridicolizzata fino al grottesco. Per cui tu contemporaneamente vedi la stessa cosa come se fosse una roba che non vale un cazzo, ma che è importantissima, e devi considerarla contemporaneamente tutte e due le cose. In qualunque modo tu cerchi di o diminuirne un attimo l'esagerazione, no? E allora sei improvvisamente omofobo, cioè, oppure dall'altro lato, cioè riconsiderarne l'importanza in termini di qualità della cosa, di importanza della cosa, allora stai andando fuori dal seminato. Nell'uno o nell'altro caso, cioè, devi sempre e soltanto ubbidire al megafono qualunque cazzata urli. E il bello è che urlano proprio cazzate autocontraddittorie. Infatti c'è stato un episodio che mi ha fatto schiattare, che un po' di tempo fa, durante una manifestazione LGBT o qualcosa, in Inghilterra, a Londra, dei sostenitori del problema delle cose climatiche, non so come si chiamano adesso, questa generazione Z, il cazzo, non so, questi qua che ultimamente fanno tutta sta roba che bloccano il traffico, hanno bloccato la manifestazione, perché c'erano questi camion, no, degli LGBT. Allora c'erano quelli della lotta per i diritti delle minoranze sessuali che si impicchiavano, si urlavano, no, addosso a quelli del salvataggio climatico, no, contro la... ed era una cosa schizofrenica, perché i giornalisti non sapevano più chi cazzo era il cattivo, perché questi rientrano tutti e due nella categoria buoni, e quindi non si può, hanno ragione tutti e due, contemporaneamente. Vabbè, comunque no, veramente si vive dentro questa roba, per cui anche le cose che ho appena detto agli occhi, alle orecchie di chi vive dentro quel sistema percettivo sono tutte bestemmie, tutte dalla prima all'ultima, non importa, anche se do ragione agli uni e agli altri, non importa, è comunque il fatto stesso che io pretenda di elaborare in autonomia su queste cose, non soltanto prendere direttamente e aderire, no, all'immagine comune. E questa è una delle cose della vecchia società da cui arriviamo, più spaventosa e meno percepibile, meno visibile immediatamente. La percepisci, la senti addosso, però è difficile identificarla, se non con degli strumenti, appunto, tipo metacomunicazione, riuscire a capire un po' meglio cosa sta succedendo davvero, quali sono i processi con cui si identificano i significati delle cose. Poi ci sono delle altre motivazioni che sono in realtà molto più semplici, molto più terra-terra. Per esempio, una cosa classica che ho notato nell'arco di questi anni è che quasi tutte le persone che adesso stanno veramente cominciando ad allontanarsi dalla società in cui vivevamo prima, in cui vivevamo tutti insieme, in cui siamo nati sostanzialmente tutti, è che ci faceva già schifo. Cioè,
ci vivevamo, però di solito quasi tutti cercavano di ricavarsi uno spazietto per i cavalieri, sopportando le stupidaggini, le inutili modalità conflittuali, le inutili modalità appunto conformistiche, gli incubi burocratici, queste follie, no? E quindi diciamo che c'è sempre stata questa percezione che fa un po' schifo, ma è il meglio che c'è, no? E quindi finché l'idea di tutti era sempre stata: mi ricavo un professionismo mio, che può essere, spesso era artistico, comunque ai limiti, no? dei bordi del lavoro, dell'ambito professionale riconosciuto ufficialmente, per farmi un mio angolino dove andare a respirare in pace, magari con i miei amici, no? Di nascosto. Ecco, quello era un po' il modo di prima. Cos'è successo? Che negli ultimissimi anni questa situazione è peggiorata radicalmente, cioè non c'era più un angolino dove potevi metterti, perché cioè, se anche ci provavi venivano a romperti i coglioni anche in quell'angolino. E questo ha spinto molte persone appunto a riconoscere che sostanzialmente non c'era posto per loro in quella società. Per cui già questo è un motivo più che bastante per dire basta, cioè non voglio più averci niente a che fare, cosa sto a fare in una società dove non c'è più posto per me? Letteralmente non c'è più posto per me, perché se non accetto di iniettarmi questo e quello non mi fa salire sull'autobus. Cioè, poi mi dicono non puoi andare in macchina perché inquina, devi andare con l'autobus, però non puoi salire se non ti inietti merda. E ho capito, andrò a piedi, volerò, non so se poi ti fanno andare a piedi, perché cioè, dopo un po' anche andare a piedi potrebbe essere pericoloso. Quindi ecco, il fatto che già quel tipo di società non ci piacesse è già la premessa per capire perché poi deve smettere di piacerci del tutto, cioè dobbiamo smettere di accettare e di sopportarla. E quello che sta succedendo ci sta aiutando molto a smettere di accettare e di sopportarla. Per cui è in realtà una bella spinta anche questa ad allontanarsene. Altri motivi per cui vale assolutamente la pena di allontanarsi da quel tipo di società è che, diciamo, considerato che, determinato che ci fa schifo, e comunque non è come la vorremmo, l'alternativa sarebbe cercare di cambiarla. Che è un'alternativa, diciamo, che molti hanno scelto nell'arco di, non degli anni, ma dei secoli, dei millenni, direi, no? E che qualcuno, a volte, ci sembra addirittura che ci sia un po' riuscito. Il problema è che poi, per qualche motivo, si ricade sempre nelle stesse dinamiche, e comunque le persone nuove che vengono a vivere in questo tipo di società, mano a mano, dicono sempre no, fa schifo, vogliamo cambiarla di nuovo, e quindi devono tentare di fare una rivoluzione o altre cose del genere. Qual è il problema attuale all'idea di lottare per cambiare questa società? Che sostanzialmente non c'è quello che in criminologia applicata e negli scenari di guerra si chiama scenario di vittoria. Cioè quando tu fai una campagna militare, per esempio, hai gli scenari di vittoria, che sono, considero scenario di vittoria 1, non so, conquistare tutto il territorio fino a lì e bruciarlo, che ne so. Scenario di vittoria 2 è conquistare il territorio solo fino a qui e, anziché bruciarlo, avviare, non so, la costruzione di torrette, che ne so, no? Elementi strutturali, o anche semplicemente fare degli ippodromi, cioè quelli sono tutti scenari di vittoria possibili, quelli in cui dici arrivo lì e ho vinto, considero di aver vinto. Per cui lo sforzo bellico tecnicamente si fa sempre nell'ottica di arrivare a uno di questi scenari di vittoria. Ecco, contro la società da cui veniamo non c'è uno scenario di vittoria adeguato alle esigenze che abbiamo, se io le interpreto correttamente. Cioè non c'è uno scenario in cui noi possiamo dire vabbè, abbiamo vinto, ci va bene. Perché quale sarebbe questo scenario? Sarebbe, allora adesso noi prendiamo il governo di Italia, ma se prendiamo il governo d'Italia, cioè con l'Europa, poi prendiamo il governo dell'Europa, sì, poi gli Stati Uniti, allora prendiamo il governo degli Stati Uniti, e poi la Cina, cazzo, prendiamo il governo di tutto il mondo, e già uno dice sei pazzo, no? Però va bene, ma noi lo stesso possiamo anche pensare, sì, ce la faremo, prenderemo il governo di tutto il mondo, e poi metteremo a posto le cose. Quindi, per esempio, che ne so, lo sappiamo tutti, c'è la moneta a debito, che è la cosa più assurda dell'universo, cioè degli enti possono dirti devi scambiarti col tuo vicino dei beni e dei servizi, guarda, usa la mia moneta, te la metto in prestito, vabbè, grazie, ok, me la devi ridare con gli interessi. Ho capito, ma se tu mi dai 3 monete per fare sta roba e mi chiedi l'interesse, io dove lo prendo l'interesse? Chiaramente il tuo rene, l'interesse. Per cui questa roba qua, l'idea di sottostare al ricatto costante di una moneta che ti mette in debito perenne per l'eternità, è una tal follia che sarebbe la prima cosa che andrebbe abolita. E ci stiamo, ma con cosa la cambiamo? Cioè, non è che abbiamo la soluzione.
ci sono dei discorsi, ci sono tanti, dal baratto fino alla banca del tempo, fino alle monete sovrane locali, fino alla moneta che perde valore. Io stesso ho scritto un piccolo trattatello sulla mia idea di come andare a risolvere questo problema. Però è un problema, no? E questo è uno dei 3.000 problemi che ci fanno odiare quella società. Prendiamone uno un po' più recente. Ultimamente andava di moda, tramite i media, convincere le masse di popolazione di tutto il mondo che quando arriva l'influenza tutti devono improvvisamente iniettarsi della roba sperimentale che non serve a un cazzo, non protegge l'influenza, però è importantissimo farlo e che forse ti accoppano. E se non lo fai non puoi ovviamente uscire dopo le 10, non puoi lavorare sempre di 50 anni, altre cose del genere campate per aria. Ecco, uno dice basta, sta roba qua non la vogliamo più, perfetto. Andiamo al governo di tutto il mondo e aboliamo subito l'influenza. Però poi la gente si ammala di influenza, si spaventa a morte, si mette la mascherina anche per andare in bagno e se tu provi a entrare in un posto pubblico senza la mascherina, piange, cade per terra e urla. Non può più farti arrestare o chiamare la polizia, no, perché non ce l'hai. Però hanno paura. Perché? Perché ne hanno bisogno. Che è il motivo per cui questo è successo. Se la gente non avesse avuto bisogno di essere trattata in questo modo, di percepire le cose in questo modo, in maniera più profonda, se la gente come massa non avesse avuto bisogno di un padrone, non sarebbe successo questo. È successo perché c'è questo bisogno, qualcuno se ne è accorto e ha detto tiè, facciamolo noi il padrone. E la massa ha reagito dicendo yeah, bene, c'è il padrone e tu invece, brutto, disobbediente, cattivo, metti a rischio me e mio nonno. Quindi, se noi conquistiamo tutto il governo del mondo, ma che cazzo ne facciamo del 70% della popolazione mondiale? C'ho un'idea, depopoliamo. Gli diciamo che è arrivato il morbillo, gli facciamo fare una medicina che li accoppa, eh? Bella idea, no? Cazzo, è la stessa cosa che stanno facendo loro. Quindi, nella situazione angosciante in cui noi veramente decidessimo di dedicare i prossimi 600 anni delle vite nostre, dei nostri discendenti, a combattere contro questo sistema per prenderne il controllo, quando ce la faremo, faremo la stessa cosa. Cioè, non ha nessun senso. È completamente ridicola sta cosa. Quindi non può essere la soluzione lottare nel sistema, che ci fa pure schifo. Poi per tornare a un sistema che ci faceva schifo, perché già durante, adesso è passato il momento dell'emergenza terribile in cui tutti si accorgevano di quanto gli stati fossero impazziti. Cioè, sono ancora impazziti, però in quel momento in qualche modo era più forte la percezione. Adesso non è più così forte, forse perché l'influenza faceva paura un po', ma la guerra invece è una cazzata, la guerra, cioè cosa vuoi che sia la guerra, bombe atomiche, dai, cioè, dagli anni 80 che lo sappiamo, noi ci siamo abituati, siamo un po' vaccinati su sta cosa, quindi non reagiamo più con tanto impeto reattivo come succedeva invece durante la pandemia, no? Però ecco, il modello in cui siamo incastrati, questo modello di terrore costante, pressione costante, reazione costante all'uniformità assoluta, non è cambiato, sta aumentando in realtà, sta solo moltiplicando le sue forme, le sue facce. E il risultato è inevitabilmente un sistema che va sempre di più in quella direzione. Quindi anche a riuscire a puntare i piedi e a vincere la battaglia di far abolire l'obbligo di questi vaccini, torneremmo un passo indietro in un mondo che ci faceva già schifo. Ma che senso ha ancora? Cioè, non vuol dire niente. Quindi secondo me la grande occasione che abbiamo di fronte a quello che sta succedendo è realizzare in maniera completa che quel mondo fa cagare, sta andando come il Titanic contro un ghiacciaio e non ha nessun motivo, non c'è un motivo al mondo per cercare di viverci dentro, in nessun modo, né a immagini, né di lato, né sopra, né sotto, né comandando, né ubbidendo, è proprio una roba che non c'entra più un cazzo con noi. E quindi poi viene la domanda logica, e allora che cazzo facciamo? Cioè, dove andiamo, no? E ti dicono, vai nei boschi, andiamo nei boschi, andiamo nei boschi, sono una figata i boschi. Certo, non proprio boschi, tanto boschi, sei senza niente, perché come dicevo all'inizio, non siamo più capaci di sopravviverci, no? Però, ecco, su qui entro nella fase del, cioè, non più del perché fa schifo la vecchia società ed è ragionevole abbandonarla, ma nel che cosa invece si può fare, come si può fare. E anziché dire tutte le cose che ho scritto, pensato e già detto un po' e che metterò anche nel libro, farò una cosa molto attualizzata, cioè Porto X. Questa è una delle risposte. Che cosa fare? E vorrei chiarire una cosa che secondo me è molto importante da mettere a fuoco. Porto X non significa, cazzo che figata, siccome i Valentini hanno creato questo ambiente, l'hanno messo in piedi, c'è la magia, c'è i cavalli, c'è la piscina, allora adesso dobbiamo tutti andare a abitare a Porto X.
Oppure bisogna fare gli spettacoli tutti a Porto X, bisogna fare le feste tutte a Porto X. No, ecco, questo è un errore, perché? Per due motivi. Primo perché fa esplodere Porto X, ma ancora più grave perché si fa di Porto X il nuovo mondo, e non è tutto lì. Porto X deve essere il seme, deve essere quello che si moltiplica. Porto X dovrebbe essere l'occasione per le persone di venire a vedere che è possibile vivere così. Cioè vivere fuori da quel mondo, sia in termini legislativi, sia in termini di diritto, sia in termini di energia, sia in termini di cibo. Ovviamente non è che riusciamo a fare tutto al 100%, però lo sforzo è in quella direzione. E soprattutto che ci sono già dei risultati reali, cioè che qui si vive così. Per questo per me è molto importante che le persone, se vengono qui, facciano un tuffo in piscina, giochino con gli animali, facciano un giro nel bosco, respirino quest'aria. Poi certo ti dicono, però chiedi 30 euro per venire qua alla festa del... Sì, è vero, abbiamo ancora bisogno di appoggiarci a tutta una serie di queste cose che fanno schifo, che fanno parte della società che ci fa schifo. Per forza, non siamo ancora nella condizione di muoverci senza. Ma nel momento in cui tante persone passano di qui per dire e vedono il posto, dicono si può fare, e lo fanno. E fanno Porto Y, fanno Porto Z, fanno quel che gli pare, non è che devi chiamarlo così per forza, ma fanno altri posti del genere, intorno, in giro, non neanche vicino, anche lontano, chi se ne frega, fatelo in Friuli, fatelo a Napoli, fatelo in Sicilia, no? E noi cominciamo a comunicare tra di noi, cominciamo a scambiarci beni e servizi, a fare produzione. Può essere produzione artistica, qui probabilmente principalmente il prodotto sarebbe artistico, vista l'inclinazione, vista le modalità diciamo della stessa fondazione, no? In altri posti può essere una cosa più legata a prodotti agricoli, ma anche prodotti più raffinati degli agricoli, perché no, cazzarola, ci sarà qualcuno che avrà lobby del ferro, lobby del legno, di fare vestiti, che ne so, no? Ecco, se noi cominciassimo a moltiplicare situazioni che stanno in piedi, si sganciano, ovviamente con mille fatiche, mille difficoltà, e cominciano a creare una rete in cui scambiano beni e servizi, quello è un mondo in cui vivi dalla mattina alla sera, fai dei figli, li fai crescere, fuori da quel cazzo di società di psicopatici che sta andando per i fatti suoi. Poi ci sono altri capitoli su questa cosa che vanno ovviamente affrontati, qui ho fatto un volo molto, molto veloce, molto, molto sintetico, la cosa è molto più articolata. Ci sono milioni di cose specifiche su cui bisogna andare a lavorare, a ragionare. Per esempio, gli elementi che devono fondare questo tipo di nuovo mondo. Quali elementi ci sono? E ce ne sono molti che mi sembra che siano già molto, molto ben identificabili. Non sono campati per aria. Parlavo prima della moneta, quindi un altro sistema di scambio dei beni e dei servizi. È chiaramente un problema grosso, ma è un problema che va affrontato. Va visto magari facendo tentativi di vario genere e sviluppandolo fuori dall'euro, fuori dal sistema bancario, anche perché, e poi vedete di nuovo come le cose vanno tutte assieme, cioè mentre noi siamo qua a rovinarci il cervello a dire come cazzo facciamo a scambiare bene i servizi e nel frattempo continuiamo a usare gli euro, quelli lì ci dicono adesso l'euro sarà digitale e se non ti vaccini non puoi usarlo. E basta, ci ha risolto il problema, no? Nel senso che a questo punto o troviamo il modo di scambiare con le conchiglie o non scambiamo più un cazzo, quindi troveremo il modo di scambiare con le conchiglie. Cioè ci stanno aiutando tantissimo in questo modo, mettendoci ogni volta di fronte a un muro. Il passaggio veramente faticoso, secondo me, non è trovare il modo di usare le conchiglie, è trovare il modo con la testa di uscire dall'idea che quello sia il mondo vero. E che questo sia una specie di sogno in cui faccio una vacanzina di qualche ora o di qualche giorno. Questo è il passaggio veramente fondamentale, cioè quello in cui sposti l'asse di realtà da lì a qua. E ribadisco, non qua, Porto X e basta. Perché veramente questo è un problema, è una cosa che può succedere, l'ho già visto succedere in altri ambienti, in altri, dove qualcosa funziona bene, va avanti, fa da faro, poi diventa tutto un correre indietro e dire oh, facciamo tutto qua, ecco, allora stiamo dietro qui, no? E questa cosa non solo appesantisce il luogo stesso e quello che sta succedendo lì, ma di fatto lo rende vulnerabilissimo agli attacchi, per esempio. Mentre invece la moltiplicazione di un modello, quello lo rende inattaccabile, virtualmente inattaccabile, perché non si tratterebbe più di mandare l'esercito qui e chiuderci una buona volta per tutte, ma di averne 100, 200, 300, ne chiudono uno, ne chiudono due, chi se ne frega, ci spostiamo.
Sì, non è che se ne frega, sarebbe una rottura di balle mica poco, però si può fare e la roba andrebbe avanti. Secondo me il vero messaggio è: noi possiamo vivere fuori da quella società del cazzo. Veramente, e possiamo non vivere così, appunto, nei boschi, mangiando corteccia, possiamo vivere bene. Tra l'altro, meglio che in quella società, non solo bene in generale, molto meglio. Possiamo vivere senza le sirene che ci urlano nelle orecchie dalla mattina alla sera, senza tutto il cemento, senza vivere ingabbiati gli uni sopra gli altri. Cioè, basta organizzarsi un po', lavorarci un po' e creare, certo, ovviamente, ah, ma se non hai i soldi per farlo, ah, ma se non hai il tempo per farlo, ah, ma io ho dei figli, è certo, certo, è ovvio, ma quelle sono tutte cose che fanno parte di quel cazzo di paradigma percettivo dentro cui siamo nati. E finché non arriviamo ad essere abbastanza nauseati da mollarlo, ne saremo sempre prigionieri, non riusciremo mai a sganciarci. E in parte ce lo portiamo dietro anche quando facciamo i salti più alti per sganciarci, è inevitabile, siamo esseri umani. Però anche in questo ci aiutiamo con le persone che ci sono vicino, ci aiutiamo a farci vedere le cose che ancora non riusciamo a vedere, dei nostri stessi errori, o delle nostre modalità che magari sono incomplete, non riescono ad andare oltre certe cose perché ancora fatichiamo, io me ne accorgo su di me continuamente. Questo secondo me è veramente la strada per andare verso un cambiamento. Poi ovviamente c'è anche, cioè, prima partivo sui temi tecnici, la moneta, perfetto, ed è una delle cose, non è certamente l'unica cosa, la sanità, la salute, no? Anche qui c'è da ragionarci, c'è da per cercare di capire innanzitutto che cosa intendiamo per salute, no? Perché già magari sta cambiando quello come modello. Nella civiltà in cui sono nato, quella che adesso io chiamo civiltà del formicaio, che mi fa un po' schifo, non voglio più viverci, la salute era una roba di cui ti ricordavi quando, non so, bevevi troppa birra, ti veniva il reflusso e dici, aiuto, qualcuno c'ha una pasticca per farmelo passare, no? E quello era il modello di salute, poi a volte era il reflusso, a volte era un cancro, a volte era un incidente, però il concetto era, sento male da qualche parte, fatemelo passare. Quello è un modello di salute, che per inciso è il modello della salute dello schiavo, no? È quello che ti permette di continuare a funzionare. Mi ricordo questa cosa quando l'ho vista, mi ha proprio illuminato, che per gli atleti di alto livello, no, che fanno agonismo, non so bene, football americano, calcio, quel cazzo che è, quando hanno un incidente grave durante una partita, che si fanno un male cane, uno spray, una roba, e non possono tornare in campo, no? Dico, ma sei scemo? Cioè, sei lì che non riesci a camminare, fatti sistemare, insomma, una cura. No, devi rimetterti in funzione per... quello è proprio il modello dello schiavo. Cioè, l'idea è che tu devi continuare a funzionare finché proprio ti rompi in maniera irreparabile, allora ti buttano, no? Ecco, quello è un modello di salute. E poi ce n'è un altro, che può essere come stai vivendo. Perché è inutile che ti metti le creme sul culo se poi stai seduto tutto il giorno. Cioè, se no, non funziona così. Cioè, cominci a stare male perché ti stai trattando male. Perché stai facendo delle cose che ti stanno danneggiando. Certo, uno può anche dire, scelgo consapevolmente di danneggiarmi perché decido che il tipo di stile di vita che sto conducendo mi piace anche se mi porta danni. Però quello è un punto di consapevolezza che non credo che sia così diffuso. Di solito la gente si danneggia semplicemente aspettando di prendere della pillolina per smettere di sentir male. E basta. Non si rende conto che la salute è una cosa che costruisce con tutto quello che fa, non solo quello che mangia, ma anche quello che fa proprio, il modo in cui vive, le persone che frequenta, il modo in cui usa il suo tempo. Ma anche il mondo del lavoro, per dire. Se noi dobbiamo costruire un mondo nuovo e diverso, possiamo anche porci queste domande. Forse quello che di là si chiama mondo del lavoro, di qua forse deve avere regole diverse, deve avere priorità diverse. Io una priorità un po' sciocca che metterei in discussione sul mondo del lavoro, pensate, è l'aspetto di felicità. Cioè io farei che quando si analizza un lavoro, un tipo di professione, un luogo di lavoro, una possibilità, bisognerebbe sempre mettere un punteggio che include anche quando io esco dal lavoro, sto meglio di quando sono entrato o sto peggio? Sono più scarico o sono più carico? Sono più felice o sono più depresso? Se un lavoro ti dà tutti i segnali negativi quando esci, vuol dire che è un lavoro del cazzo, un posto di merda, non importa quanto ti pagano, non importa se ti mettono sul giornale o che cosa. Cioè il concetto è che se quando vai lì ti rovini, esci fuori peggio, chiaramente non va bene. Per cui secondo me in un ipotetico mondo futuro che andiamo a costruire, una delle cose che dovremmo pensare riguardo al lavoro è proprio il fatto che il lavoro sia una cosa dentro cui tu migliori, non peggiori, no? E quello è un parametro che io metterei in discussione, e nella civiltà da cui veniamo non c'è. Al massimo ti dicono, sì, mettiamo dei biliardini nella sala gioco, dandogli 12 secondi di tempo tra una pisciata e l'altra, no, per giocare, così sarà felice. Ecco,
Questo dico, quando pensiamo a un mondo nuovo, ci sono argomenti, ci sono aspetti che vanno approfonditi e che possono essere approfonditi, possono diventare reali. Poi uno alla fine ti fa la domanda e dice, ma tu preferiresti vivere in un mondo dove ti costringono a fare roba che non ha senso e che odi e che ti danneggia, che ti distrugge, oppure vivere in un mondo dove fai cose bellissime che ti realizzano e ti... E la risposta è, ma questa è utopia. E qui che è il problema del paradigma. Se sei abituato a pensare che la realtà è che la vita fa cagare e tu dovrai pagare le tasse fino a quando morirai, quello è il tuo mondo e ne sei un prigioniero. Nel momento in cui cominci a dire no, non mi interessa, io non gioco con sta roba qua, ti accorgi che è pieno di roba interessante e che attualmente è anche pieno di gente che va in quella direzione. E quindi questo è, diciamo, secondo me, un po' l'aspetto più importante di quello che sta succedendo, che sto vedendo in questi mesi, in quest'ultimo anno, da quando sono qui a Porto X e prima, quando ero al convento a Bolsena, e comunque negli altri posti che ho visto, come a Ferrara, a Borgovivo, quello che ho visto succedere in Friuli con quelli di Viv Bensipo, quello che ho visto quando sono passato da Damanhur, posti dove si cerca di creare mondi diversi, con regole diverse. Poi alcuni possono dire, ma questo mi fa cagare, quest'altro c'ha questo difetto. Sì, certo, tutti i posti possono avere dei difetti, è ovvio, non c'è il paradiso e basta, no? Però ci sono alternative, sono reali e ci si può vivere dentro. E secondo me il messaggio più importante è proprio che queste alternative diventino un modello, un esempio, un punto di partenza da duplicare e moltiplicare. Avrei altre cose da dire, ma non vorrei, diciamo, affaticare ulteriormente, anche perché un pubblico così numeroso e caldo, di più non potevo chiedere, grazie.